Lo so perché mi riesce più facile scrivere di una persona morta che una ricetta per la torta. Marco Rosa era Marco la Rosa e doveva pure avere qualche spina. Doveva. Marco era la rosa per sua sorella Tiziana, che poteva toccarlo senza strapparlo. Non come hai fatto tu, fato, destino, Dio, lettino d'ospedale, non come hai fatto tu, male. Marco la rosa si è appassita in piena estate, perché quest'anno l'acqua è caduta a badilate su tutte le vite. Marco la rosa annegata. Marco, un solo messaggio che dice: mio fratello è morto. E poi zitti, è finita la fretta. Io di Marco non so nemmeno se ha mai fumato una sigaretta. Su Marco Rosa non ci si poteva sbagliare. Era un uomo. Con Tiziano invece ci lavoro e tutti scambiano il nome con il cognome. Marco Rosa. Marco Rosa è il bianco degli occhi girati. Marco Rosa. Mi sono alzato stamattina, di giugno, ancora a digiuno, e ho detto a mia madre: mamma, è morto un amico che nemmeno conoscevo. Ho detto a mia madre: mamma, è morto un amico che nemmeno conoscevo.